Ti stai approcciando alla Fluid Art, ma le tue colate sono un disastro perché non sai come preparare il colore o semplicemente vorresti provare ad eseguire un versamento, ma sei bloccato perché non sai da dove cominciare? Allora guarda questo video perché sicuramente ti risolverà qualche problema. La preparazione del colore è una delle operazioni più difficili per i principianti che vogliono iniziare a sperimentare le colate acriliche. E il fatto che per queste tecniche si usa una gran quantità di colore spaventa quasi tutti i neofiti. Per paura degli sprechi e perché, si sa, il materiale costa. Decidi di provare una tecnica di fluid art. Tutto contento vai a comprare il materiale, i prodotti, gli acrilici, i medium, le tele. Arrivi a casa, prepari il colore, diciamo un po' a caso, inizi a versarlo sulla tela e viene fuori, posso dirlo? Una schifezza. E ti tocca lavare via tutto. Risultato? Frustrazione, soldi buttati, tempo sprecato. Ti è mai capitato? In questo video ti insegno a preparare il colore con una ricetta che, se mi segui, mi avrai sentito nominare almeno un centinaio di volte e che sicuramente ti darà una mano a partire. Pronto? Che cosa significa ricetta 1 a 2? Semplicemente prendiamo il nostro acrilico, ne versiamo una quantità X, che sarà la nostra quantità 1. Dopodiché andiamo a versarci dentro esattamente il doppio del medium che abbiamo scelto. Quindi una parte di acrilico e due parti di medium. Che medium utilizzare con questa ricetta? Beh, è molto versatile. Possiamo utilizzare il Floetrol, medium abbastanza costoso, ma che si può usare per una grandissima quantità di tecniche. Se sei un principiante, ti consiglio di partire con qualcos'altro, anche perché so che tu vuoi creare le celle e userai il silicone. Quindi, perché no? Una parte di acrilico e due parti, ad esempio, di colla vinilica. Oppure due parti di Max Meyer Fix Up. Dopodiché viene la parte più difficile, ossia l'aggiunta dell'acqua. Beh, qua io non ti posso dire quant'acqua aggiungere, perché l'acqua, ascolta bene, varia sempre. Ogni tecnica vuole la propria consistenza. Abbiamo le consistenze più dense, quelle che creano stabilità, che noi utilizziamo per tecniche come ad esempio la ring pour, dove vogliamo che gli anelli rimangano ben stabili, ben definiti. Andiamo ad aggiungere un po' più di acqua, creiamo una consistenza media e boom, facciamo una bella flip cup con le celle che non si rovinano. Le consistenze più fluide invece le lasciamo per la Dutch Pour, dove abbiamo bisogno che il phon riesca a spingere bene il colore, che se è tanto denso fa fatica a scorrere sulla tela. Sei un principiante? Parti dalle consistenze più dense. Come capire qual è la consistenza giusta? Dopo aver preparato il tuo colore con la ricetta 1-2, andrai ad aggiungere l'acqua un po' alla volta. Ricorda questa regola. Consistenze dense creano stabilità, quindi utilizzare per le tecniche dove vuoi che il colore rimanga ben definito. Consistenze fluide permettono lo svilupparsi e l'espandersi delle reazioni e delle celle. Se non vuoi fare errori, credimi, parti subito con le consistenze un po' più dense. Vuoi approfondire questo argomento? Allora ti consiglio di andare a cliccare il link in descrizione e accedere subito al mio corso di Fluid Art per principianti, dove tratto questo argomento molto approfonditamente e dove ti spiego tutto quello che devi sapere per non fare errori e per partire alla grande. Clicca il link in descrizione e accedi alla pagina dove troverai tutte le informazioni sul corso. Avrai inoltre anche la mia assistenza dedicata. Io ti accompagnerò in tutte le fasi di apprendimento. Avrai accesso ad un gruppo esclusivo dove potrai condividere i tuoi lavori e dove potrò aiutarti direttamente vedendo e capendo dove stai sbagliando, ad esempio. Clicca il link in descrizione, io ti aspetto. Se questo video ti è stato utile, allora devi guardare subito uno di questi due video qua. Buon divertimento con la Fluid Art!